Ciao, ciao, sono Gianluca Spadoni, ciao Networker Vincenti. Sono qua con Alice Tura, che è una delle massime qualifiche all'interno di un network che nasce tra l'altro online diversi anni fa, e ho il piacere e l'onore di condividere con lei qualche minuto in modo tale che la sua storia possa essere d'esempio per tanti di voi, magari anche per tante donne che sono qua nel nostro gruppo e che si sono affacciate, si stanno affacciando a questa splendida attività che è il network. Intanto Alice, come scopri il network? Da dove arrivi? Qual è la tua esperienza professionale prima di iniziare questa bella avventura? Innanzitutto ciao Gianluca, grazie mille. Io sono un'imprenditrice che a un certo punto diventa una mamma e di conseguenza smette di farlo. Poi incontra un giorno per caso, come è bello che succeda nella vita, questa grandissima opportunità e scopro il network marketing. Questa straordinaria opportunità diventa per me un motivo di rinascita, ma soprattutto una professione. Scopro che è una grandissima professione, soprattutto per noi donne, che spesso e volentieri in qualche modo questa opportunità di avverarci non ci viene data, e qui imparo il lavorare insieme, il lavorare con la Quando rinascita. succede questo? Quanto tempo fa? Quanti anni avevi? 4 anni e mezzo fa. E siccome non si chiede da una donna di che Esatto. anno sei? 81. 81, quindi succede a 33-34 anni. Esatto. Quindi per una donna è anche una fase in cui in qualche maniera o ti realizzi, no? A parte che un po' per tutti il decennio 30-40 è la fase in cui devi concretizzare. E come lo scopri? Per caso, cioè, il caso, il pseudonimo di Dio? Beh, certo, lo scopro per caso, lo scopro passando innanzitutto dall'altra parte, quindi divento una cliente di un prodotto veramente valido, mi innamoro del prodotto, mi innamoro del sistema e guardo sotto un altro punto di vista, sotto un'altra prospettiva, quindi guardo dall'altra parte e mi chiedo: ma come sarebbe bello anche per me? E così diventa una grande opportunità nascosta in quello che per me era l'opportunità di poter consumare semplicemente un prodotto ed è diventato per me ma perché invece non diventiamo parte di questo prodotto, di questo progetto? E insieme ad altre mamme facciamo questa cosa straordinaria. Ed è amore a prima vista? Oppure fai un po' fatica, cadi, ti rialzi? Cioè, cosa succede? Ma l'amore a prima vista è nato nel sì, facciamolo. Poi la mia consapevolezza di fare questa attività è arrivata in un secondo Dopo. momento. Lì c'era l'opportunità di poter fare le cose insieme. Poi la struttura dentro di me rispetto a quello che poteva essere veramente una professione, l'ho capita dopo chissà quanto. L'ho scoperto, ho incontrato questo straordinario uomo e mi ha detto: ma guarda che fai un È una mestiere stupendo, professione. è una professione. E lì è nato uno scatto dentro di me, perché realmente rispetto a quello che ero in quel momento e quello che tuttora voglio diventare, ho capito che lì in mezzo c'era un potenziale infinito e un potenziale rispetto a quello che erano le mie capacità, quindi le mie possibilità e il crescere rispetto a delle competenze da mettere sul campo. E avevo bisogno di veramente capire che questa è una professione e se non studi, non ti applichi e non segui una strada, diventa un tutto bello, ma Sì, serve un percorso. all'inizio ovviamente ti fa partire, ma non basta. E stai parlando di formazione, stai parlando di un tema che sicuramente è uno dei motivi per cui ci siamo incontrati e chi è in ascolto sul gruppo, magari non sempre abbiamo chiaro quanto sia importante, no? Perché ci avviciniamo a questa attività che si inizia in modo semplice e all'inizio magari dà anche risultati semplicemente. Ma se ti mancano dei pezzi, il rischio è che ti perdi per strada. Tu hai avuto dei momenti in cui stavi mandando a fanculo tutto? Beh, non sono una persona che manda a fanculo tutto, in genere però ho avuto dei momenti di smarrimento in cui non capivo in realtà dove ero a fare cose e soprattutto perché. Mi mancavano i mezzi, mi mancava avevo perso il navigatore, non avevo più il navigatore e quindi non avevo la destinazione e vagavo, continuavo ad andare, continuavo a fare, ma non avevo la traccia, non avevo una guida, non avevo un metodo, un mezzo che mi poteva permettere veramente di trasformarmi, no? Perché in realtà la formazione diventa trasformazione quando passa attraverso un percorso e un processo anche di emozione, se vuoi. E ho capito che questa attività in realtà era una grandissima emozione per me nel momento in cui l'ho scoperta e nel momento in cui ho scoperto la strada che poteva portarmi verso il diventare una professionista, era quella la mia vera trasformazione e quindi è diventato per me fondamentale. Che bello.
Bello. L'ultima cosa, tante persone che ascoltano questo video, o magari che possono ascoltare, o che potete taggare voi nel far sì che possano sentire la storia di Alice, sono i primi passi. Quindi c'è gente che ha iniziato da un mese, due mesi, tre mesi, e forse ancora non conosce tutta la bellezza. Se dovessi dare un suggerimento, dire una cosa proprio a chi ha i primi passi, sta gattonando nel network, cosa diresti? Beh, intanto se volete veramente imparare a camminare avete bisogno intanto di una persona che vi mostra come poterlo fare e soprattutto vi serve il capire come e cosa fare. Vogliamo diventare veramente dei professionisti o lo vogliamo fare tanto per? Chiariamoci questa cosa, se vogliamo veramente trasformare quell'emozione in qualcosa di straordinario, allora buttiamoci dentro, facciamolo davvero, perché la differenza fra il farlo davvero e farlo per finta è lì, nel passo che ti fa fare quell'azione che ti porta verso te stesso, quindi verso la tua trasformazione. Quindi bello, questa è una grandissima attività. Grazie Alice per la testimonianza, grazie a voi per l'attenzione. Se vi va, fate vedere questo video soprattutto a chi i primi passi, perché quali sono i momenti in cui le storie, le testimonianze sono di grande ispirazione per tutti noi. A presto, ciao. Ciao, grazie.